La morte di un parente o di un grande amore non è una cosa che passa in fretta, e questo Carlotta Mantovano sa benissimo. Non è una fase serena, mi lascio un po' trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella. È proprio Carlotta a rompere un lungo silenzio iniziato con la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. A darle forza la figlia Stella e l'affetto delle persone. Lei è tutta la mia vita, ha spiegato in un'intervista a Chi in Edicola Domani, ma è anche l'amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno. È naturalmente toccato a lei spiegare a Stella l'assenza del papà. Le ho sempre parlato liberamente. Sarebbe difficile nascondere la nostra realtà, oltre che sbagliato. L'abbiamo sempre trattata come se fosse un'adulta, ha sempre vissuto una vita in mezzo agli adulti. Certo, rispondo anche a domande scomode. Non è facile, ovvio, ma non sono la prima a dover incontrare questa difficoltà. La vera difficoltà sta nel trovare la forza di farlo. L.A. Mantovan tornerà in TV il prossimo 27 settembre al fianco di Antonella Clerici col nuovo Portobello. Ma intanto ringrazia, che le è stata a fianco. Voglio dire anche grazie per tutto l'amore e l'affetto che la gente ha trasmesso a Fabrizio, e a tutti noi. Vorrei abbracciare tutti a uno. Quando posso rispondo anche a chi mi scrive su Instagram. Il loro calore mi ha dato e continua a darmi tantissimo aiuto. Come me lo danno i miei due cavalli, Luzzette comperata con Fabrizio, e a cui tengo tantissimo, e il mio cavallo bonus. Potrei fare a meno di un cinema, di un ristorante, di una passeggiata, dello shopping, ma non di cavalcare, perché in quel momento non pensi ad altro, ti devi concentrare su di loro. Si gode il presente e non fa progetti. Progetti per il futuro. Non ne faccio, adesso vivo giorno per giorno, penso al presente. Nostra figlia Stella è tutta la mia vita. L'immagine è sempre la stessa. Mamma e figlia giocano allegre, mentre Stella tiene in braccio il pupazzo di Woody, personaggio del cartone animato Toy Story, che il papà ha doppiato nel 1996, un po' come se al parco, durante quell'assolato pomeriggio di fine estate, ci fosse anche papà Fabrizio con la sua bella voce e voglia di scherzare con tutti. Carlotta Mantovan. Che aveva conosciuto Fabrizio Frizzi in occasione di Miss Italia. Dal 10 settembre è in onda ogni mattina su Rai 3 col programma Tutta Salute. Inoltre, da ottobre parteciperà anche a Portobello, con la conduzione di Antonella Clerici. Tanti impegni di lavoro, ma anche per la famiglia. Senza il suo amato Fabrizio, Carlotta ha accompagnato, per la prima volta, la piccola Stella a scuola.